Salve ragazzi, parlo a bassa voce perché è mezzanotte e non voglio fare casino. Allora, questo cos'è? È un video game vlog, ossia un video in cui io parlo poi in post-produzione con un videogioco in sfondo, diciamo, che occupa uno spazio che altrimenti sarebbe vuoto finché non la sento di fare facecam, di fare la facecam. Quindi per ora sono video game log, VG log. E volevo parlare di un paio di cose. Tanto il primo è lo speciale dei 100 iscritti. Grazie per avermi seguito, anche se poco per ora. Volevo aggiornarvi sulla mia situazione locale. Molti dei miei iscritti sono praticamente amici miei o persone che mi conoscono, sanno come sono messo. E quindi ovviamente sono cose che sapranno già, ma io lo voglio dire lo stesso. Per invece gli altri, siete liberi di ascoltare. Allora, io sono attualmente disoccupato. Ho finito la scuola quest'anno, a luglio, ho fatto l'esame di quinta e mi ero preso un po' di mesi di vacanza aggiuntiva rispetto all'estate normale. E proprio il mese scorso ho trovato un'azienda che è disposta a farmi un tirocinio. E teoricamente anche a prendermi nel mese di novembre, ossia fra pochissimo, qualche giorno. Quindi dovrò iniziare a lavorare. Lavorando ci saranno meno video. Quindi sarà più difficile portare contenuto sul canale. E diciamo che non ero insicuro se iniziare o meno perché fare video è una cosa che ho sempre voluto fare, mi è sempre piaciuto fare video, montare, far ridere le persone, mi è sempre piaciuto. E mi occuperà un sacco di tempo libero, quindi ci sarà un enorme ritardo e sarà un duro colpo per me, principalmente. Certo, avrò i soldi, però non è che si prende molto da un tirocinio, anzi, teoricamente non dovrei prendere niente. Non so neanche se mi danno effettivamente dei soldi. E questo è un punto. Secondo punto. Come potete vedere dalle registrazioni, il mio computer non è che fa schifo, è un buon computer. Non è ottimo perché i componenti sono ancora vecchi, ma è un buon computer. Il problema è che è un quad core e per registrare servirebbe minimo un i5. Quindi dovrei cambiare computer o potenziare questo, ma i componenti sono vecchi. Quindi dovrei cambiare la scheda madre e di conseguenza cambiare tutto il computer. Intanto vale farsi un computer nuovo, questo qua teniamo di scorta in caso si rompa quello lì. Cosa che spero ovviamente non succeda. Collegato a questo, già io faccio fatica a registrare perché vado a pochissimi FPS e spesso mi si frizza mentre gioco. Come potete vedere dai video di League of Legends e a volte anche Diablo. Oltre a quel problema lì, io ho una linea internet costantemente occupata e costantemente instabile. Cioè che posso andare dai 50 ms, millisecondi di ritardo, 50 di ping, a 8000 nel giro di mezzo secondo. E quindi spesso, di pomeriggio specialmente, faccio una fatica incredibile a giocare, quindi potenzialmente portare contenuto. E finché non cambierò casa o finché non prenderemo una connessione internet più decente, non potrò fare troppi video. Probabilmente mi dedicherò a fare dei video in giochi single player, ma ci devo pensare perché non è facile per ora. Motivo per cui non ci sono stati molti video ultimamente. Cioè, l'ultimo video che ho fatto è di 5-6 giorni fa ed è il video dell'URF, della RURF. Il video della RURF l'ho registrato quando c'era la RURF, quindi 2 settimane. Mi ci vuole molto tempo per editare un video di quel tipo lì perché ancora non sono abituato a prendere il ritmo e sono una persona che deve avere la voglia di farlo. E spesso io non ho voglia di editare. Mi piace farlo, ma non mi viene la voglia. Ed è un problema per uno qui che vorrebbe, diciamo, iniziare una carriera abbastanza longeva su YouTube. E quindi mi ritrovo spesso o a guardare video, specialmente Sabaku, e i video di Sabaku no Maeko sono molto molto lunghi, un'ora minimo. Se parlo delle serie tipo, le serie principali,
Blind Run e del canale secondario. Oppure videogioco, ovviamente. E proprio in questi giorni mi sono scoperto, diciamo, riscoperto, ho rispolverato un attimo Bloodborne e ci sto giocando alla follia. È una cosa che non mi aspettavo. All'inizio non mi ha preso, ma quando ho cominciato a giocarci seriamente mi ha veramente appassionato e lo sto continuando tuttora. Ho finito il gioco una volta, lo sto per rifinire, però sto facendo le cose secondarie adesso. E aggiunto a questo, ho comprato Dragon Quest Builders, che anche quello occupa un po' di tempo, ma è molto più leggero di Bloodborne, quindi tecnicamente Bloodborne mi mette un po' di pressione quando gioco, Builders mi tranquillizza un po', quindi equalizzo un po' le cose. E solitamente quando gioco a Builders, dopo mi viene da editare un po', quindi non lo so, devo vedere. Probabilmente quando inizio a lavorare Bloodborne lo accantonerò un attimo. E peraltro ho finito qua, mi ero fatto una scaletta, ma l'ho seguita relativamente poco. E volevo ringraziare le persone che guardano effettivamente i miei video, quelli che si iscriveranno fra poco, se si iscriveranno, spero che arrivi qualcuno perché 100 iscritti, sono tanti, sono 100 persone, sono 4 classi piene di scuola per dire, o forse anche di più. Sono praticamente un teatro piccolo, piccolo però un teatro. E volevo ringraziarvi per darmi un po' di visibilità. Volevo chiedervi un favore però. Chi guarderà questo video? Potete, se riuscite e se volete, ovviamente, condividerli. Non vi sto chiedendo di darmi visibilità. Chiedo solamente di fare una cosa che secondo voi è giusta. Condividendo i miei video, fareste divertire altre persone o le fareste solo perdere tempo? Pensateci un attimo e poi vedete voi cosa fare. Se voi li condividete mi fate un enorme piacere. Ve ne sarò per sempre grato. Grazie mille. Ci vediamo al prossimo video.